Giove, si è appena conclusa l'Assise qui in comune, siamo con il primo cittadino Elpidio Russo. Allora, io partirei subito da quello che è successo nella prima parte di questa Assise oggi, quando alcuni consiglieri della maggioranza hanno abbandonato l'aula. Lei oggi, decretando di fatto una rottura all'interno della maggioranza, lei oggi prende atto di quello che è accaduto? Oggi non è stata una novità quella che si è verificato durante i lavori del civico consesso dei tre consiglieri che hanno consegnato un documento di dissenso nei confronti della maggioranza. Nel premettere che io rispetto qualsivoglia scelta di tutti quanti, però quello che chiedo con forza, e questo è il comportamento che stigmatizza fortemente, la coerenza. I consiglieri o gli ex consiglieri di maggioranza hanno più volte sottolineato il valore del rispetto e della stima. Credo di averli sempre stimati e rispettato probabilmente ciò che non hanno fatto loro nei miei confronti. Paragone, tornando a quanto accaduto oggi durante l'Assise, forse un po' esagerato in termini di proporzione, quando si è citato in più di un'occasione Positano, che ha deciso di abolire la tassa sulla prima casa, sa di fatto che da oggi Tasi e Tari meno care per i cittadini. Allora, devo fare necessariamente una premessa, che il comune di Casaggiove è stato destinatario nel corso della annualità corrente di forti tagli da parte dello Stato. Voglio solo dire che rispetto alla annualità 2011, in termini di finanziamenti, di trasferimenti erariali, abbiamo avuto un taglio che è pari circa al 40%. Cerco di essere ancora più chiaro, che nel 2011 i trasferimenti ammontavano a circa 2.889.000, oggi abbiamo avuto un taglio che è pari a circa 1.154.000 euro. Oltre questo, c'è stata anche la emanazione di molteplici normative che hanno in effetto, che hanno avuto solo lo scopo di fare ulteriori drastici nei confronti degli enti locali. Ma comunque devo dire, nonostante tutto questo, ancora una volta il comune di Casaggiove ha presentato un bilancio particolarmente concreto e collegato alla realtà che stiamo vivendo ogni giorno. Sarà, sindaco, possibile seguire i prossimi consigli comunali in diretta streaming? Possiamo adesso, dinanzi alle telecamere di Casaggiove, strapparle la promessa di un impegno, sì, a provvedere quantomeno a una modifica dell'ormai vetusto regolamento comunale? Sì. Allora occorre innanzitutto regolamentare questa materia. Comunque, ogni volta che viene convocato il Consiglio Comunale, se nella seduta c'è un consenso unanime di far riprendere i lavori consiliari, credo che non ci siano alcuni elementi ostativi. Se dovesse dipendere solo ed esclusivamente da chi vi sta parlando, avrei già autorizzato questa ripresa. Ultima domanda, passiamo adesso ad Artestate, un grande successo. Artestate ritengo che sia stato un grande successo, come ho detto durante qualche serata, nonostante le difficoltà verso le quali siamo andati incontro, nonostante le avversità di varie nature, ritengo che Artestate, questa edizione 2014, abbia avuto un grande successo. Io personalmente, che sono stato sempre presente alle serate, anche quando il tempo è stato inclemente, non ho fatto altro che registrare giudizi estremamente positivi sulla qualità degli spettacoli che sono stati fatti.
Bene, allora ringraziamo il primo cittadino, il Pidio Russo, per il tempo che ci ha concesso. Un saluto agli amici che ci seguono da casa. Un saluto affettuosissimo a tutti coloro i quali operano in questa realtà di Vivi Casa Giove, che ormai sta assumendo delle dimensioni alquanto significative, sta diventando una realtà importante non solo a livello locale, ma credo anche oltre il confine provinciale, perché no, anche oltre quello regionale. Vivi Casa Giove, io rivolgo sentimenti di profonda gratitudine per quello che sta facendo sul nostro territorio, quindi ringrazio Vivi Casa Giove e non mi resta altro che dire: viva Casa Giove!